C'è più fiducia nell'aria, ma non ci sono segnali sull'occupazione e il ricorso alla cassa integrazione è sempre forte. La nostra regione rischia di lasciare senza copertura 35.000 lavoratori di 7.000 imprese. Il bilancio dall'inizio della crisi ad oggi è pesantissimo: meno 7,8% l'occupazione, oltre 3 milioni e mezzo senza lavoro, più 3 milioni i poveri. Questi sono solo alcuni dei dati presentati in occasione del Consiglio generale della CISL Lombarda che si è svolto a Brescia. Non si può andare avanti così, il governo deve sapere che quando parliamo di cassa in deroga per la Lombardia vuol dire parlare di 7.000 imprese, vuol dire parlare di circa 35.000 lavoratori, vuol dire parlare di cose importanti e vere. Allora, o si fanno delle scelte serie sulle politiche attive del lavoro, si danno strumenti per accompagnare i lavoratori da posto a posto di lavoro, se invece si continua solo a fare chiacchiere e non si danno neanche gli strumenti che abbiamo usato dentro questa crisi, diciamo che la crisi non è finita. Aprite gli occhi, guardate in faccia la realtà e servono comportamenti un po' più seri su questo tema. Il segretario generale della CISL Lombardia ha evidenziato attraverso alcune slide i risultati raggiunti nel corso dell'anno nel confronto con la regione, nei servizi agli iscritti, nell'azione nelle piccole e medie imprese artigiane. La CISL riconferma la sua fiducia nell'Europa dei popoli. Il segretario Raffaele Bonanni ha commentato l'apertura della presidenza italiana al vertice europeo. Io spero che al di là di queste dispute, se rompiamo o no il patto di stabilità, che ci porterebbe una quindicina di miliardi, meglio di niente, però non è una grande svolta, che la presidenza italiana, essendo l'Italia insieme alla Germania un paese molto europeista, io spero che si apra la prospettiva di una maggiore progressione per gli Stati Uniti d'Europa, che devono avere un governo prettamente politico voluto e sostenuto dai popoli europei, c'è cioè un processo davvero di identificazione dei popoli in un solo governo, in una sola struttura politica.